Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video workout. Oggi parliamo di un allenamento però dedicato interamente alla parte bassa del corpo. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e di lasciare un like e un commento se vi è piaciuto il video. Ora iniziamo. Ok, iniziamo a saltellare. Allora facciamo tre salti, destra, sinistra, il terzo scende in squat. Partiamo. 1, 2 e giù. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ultimi 2, 1, 2, ultimo, 1, 2. Ok, passiamo a saltellare con la gamba sinistra avanti. Ogni volta che dirò ich, che sono solamente dei numeri in giapponese per tenere il ritmo, quindi saltello, gamba sinistra avanti, scendo col ginocchio a terra, punta del ginocchio non supera la mia punta del piede e torno a saltellare. Partiamo, via, ich. Ne, san, shi, go, roku, sichi, achi, kyo, jo. Molto bene. Cambiamo, gamba destra avanti, stesso esercizio. Via, ich. Ne, san, shi, go. Roku, Sichi, Achi, Kyo e l'ultimo, Jo. Ok, ora iniziamo a far bruciare bene le gambe. Guardate la sequenza, gamba destra avanti, scende il ginocchio sinistro, cambio, scende il destro, scende in squat. Questi tre esercizi valgono un comando, quindi a comando ich facciamo questa sequenza e poi scendo doppio. Saltelliamo, ripartiamo, via. Ich, ne, san, shi, go, roku, sichi, achi, kyo, jo. 1, 2 e doppio. Ok, ora passiamo a un esercizio dove partiamo direttamente con il petto a terra. Mi metto sul lato così che voi possiate vedere bene quella che è l'esecuzione totale dell'esercizio. Ci mettiamo petto a terra, a comando, bella spinta con le braccia, a terra in questa posizione, mi raccomando sempre il ginocchio non oltre alla nostra punta dei piedi e poi si torna giù con il petto a terra. Questo esercizio lo andiamo a fare per ben 10 volte. Partiamo, via ich. Ne, san, shi, go, roku, sichi, achi, kyo e l'ultima, jo. Ok, ora andiamo a fare la variante dell'esercizio precedente, quindi si parte sempre a petto a terra. In questa posizione, a comando, spingo, atterro, spingo verso lato, torno giù e di nuovo, metto a terra. Anche questo sempre per 10 volte. Via, ich. Ne. San. Shi. Go. Sichi, Achi, Kyo e l'ultimo, Jo. Ora passiamo a degli affondi alternati, quindi gamba sinistra avanti, comando ich, scendo con la destra, salto subito, cambio, scendiamo con la sinistra. Anche questo per ben 10 volte. Partiamo, via ich. Ne, san, shi, go, roku, sichi, achi, kyo e jo. Ora che abbiamo lavorato sulla parte davanti della gamba, andiamo a lavorare sul retro, quindi sul gluteo. Quindi mettiamo la schiena a terra, talloni appiccicati a terra, mani aggancio entrambe le caviglie, a comando spingo
bacino verso l'alto, scendo, sedere tocca e salgo. Anche questo lo facciamo per 10 volte. Via, ic, e giù, ne, e giù, san, shi, go, roku, sichi, aci, kyo, ultima ripetizione, e giù. Passiamo al prossimo esercizio andando a creare con il nostro corpo una sorta di ponte, quindi mano attaccata al pavimento, sedere a livello delle ginocchia, allungo, vedete voi se prima la gamba destra o poi la sinistra è invariato, quindi allungo la gamba destra in questo caso, scendo, sedere tocca, spingo di nuovo verso l'alto, ne facciamo 10 in questa posizione e poi andiamo a fare la variante cambiando gamba. Via ic, e su, ne, e su, san, shi, go, roku, sichi, aci, kyo, e jo. Cambio, via, ich, ne, san, shi, go, roku, sichi, aci, kyo, e l'ultima, jo. Ok ragazzi, andiamo ad avvicinarci all'ultimo esercizio di questo workout dedicato interamente alla parte inferiore del corpo. Andiamo ad avvicinarci ad una parete, ci andiamo ad abbassare, ci appoggiamo al muro, ok? Gambe chiuse, ginocchia che puntano di fronte, andiamo a formare tra le gambe e la parte superiore del corpo, quello che ha un angolo di 90 gradi, e rimanete in questa posizione fino a spegnimento. With the shutter.